Il Vangelo domenicale per la famiglia. Tredicesima domenica del tempo ordinario, anno B. Cari amici, nel Vangelo di domani leggeremo il racconto del miracolo della resurrezione della figlia di Gairo, un capo della sinagoga. Un miracolo che, come vedremo, occupa un posto centrale nel Vangelo, che spesso sfugge ai commentatori, mentre invece è centrale proprio perché riguarda l'apostolato di Gesù nelle famiglie e verso le famiglie. Allora leggiamo il Vangelo di domani. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, il fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. E si furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Ecco, il Vangelo di domani si lega a quello che vi dicevo 2 settimane fa, quando, citando Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, dicevo che la chiave della nuova evangelizzazione è la famiglia. E aggiungevo: finché la Chiesa non si convertirà alle famiglie, alle sue sacre esigenze d'amore e di servizio, le nostre chiese saranno sempre più vuote. Quando lo capiremo? Ecco, il Vangelo di domani ci aiuta proprio a capire questo segreto della nuova, ma io direi dell'eterna, evangelizzazione della Chiesa. E Gesù infatti ha risuscitato durante la sua missione solo 3 persone e 2 erano figli di una madre, la vedova di Nain, e di un papà disperati, il Gairo del Vangelo di domani. La terza persona è Lazzaro, che è membro della seconda famiglia di Gesù, quella dei suoi amici di Betania, di Marta, Maria e appunto Lazzaro. Ora, ciò che sfugge spesso ai commentatori è proprio la centralità di questo miracolo verso la figlia di Gairo nei Vangeli. E la centralità è evidenziata nel fatto che è un evento cui Gesù chiama ad essere testimoni solo i 3 apostoli più cari, Pietro, Giacomo e Giovanni. Quelli chiamati ad essere testimoni degli eventi più segreti, più importanti della vita di Gesù. Infatti sono i testimoni ammessi al miracolo della trasfigurazione, sono i testimoni ammessi alla preghiera dell'orto dopo l'ultima cena, all'inizio della passione di Gesù. E appunto sono gli unici ammessi a essere testimoni di questo miracolo, che allora ha una rilevanza del tutto particolare, sottolineata anche dal fatto che, come abbiamo letto nel Vangelo,
Appena adesso Gesù invita tutti a mantenere il segreto su questo miracolo, il segreto fino a che lui non sia risuscitato dai morti e non si sia compiuta la pienezza della rivelazione. Allora, tutto questo vuol dire che questo miracolo non è un miracolo come tutti gli altri, ha un miracolo che in qualche maniera, come la trasfigurazione da una parte e come l'evento della preghiera di Gesù nell'orto, quando egli accetta definitivamente di dare la vita per tutti noi nel mistero della croce, questo miracolo appunto ha una centralità fondamentale. E questo perché? Perché appunto ci evidenzia questo fatto che l'amore di un genitore verso un figlio è un amore sacro, è il sacramento, quindi il segno visibile più manifesto dell'amore di Dio, che infatti noi proprio per questo chiamiamo padre. Quindi l'amore di un genitore verso il figlio, l'amore di un papà, di una mamma verso i suoi figli, sono il segno vivente dell'amore di Dio nel mondo. Perché? Perché appunto l'amore di un genitore è l'amore di chi si prende cura delle persone. Si può dire che Dio ha inventato la famiglia proprio per far sì che ogni persona che viene al mondo possa sentire l'affetto di un amore che non solo gli dà la vita, ma che gli permette di crescere e di svilupparsi armoniosamente. E allora, davvero i genitori, sono procreatori con Dio, cioè, sono veramente dei ministri. Dell'amore creativo di Dio. Perché ministri? Perché appunto Dio vuole che ciascun uomo, che ciascuna donna nasca nell'ambito dell'affetto di una famiglia. E Dio si prende cura di ciascuna persona, Dio intende prendersi cura di ciascuna persona proprio attraverso il sacramento vivo dell'amore dei genitori di questa persona, che sono chiamati quindi ad essere segno in maniera del tutto particolare dell'amore di Dio. E allora ecco il messaggio che credo venga alla Chiesa di oggi, il segreto della nuova evangelizzazione, la rinascita dell'azione evangelizzatrice della Chiesa nelle nostre parrocchie, e se essa, se la Chiesa, come faceva Gesù, sarà di nuovo di sostegno reale alla fede in Dio di tutti i genitori, nell'accoglienza, nell'educazione e nella cura dei nostri figli, i figli dell'intera comunità delle famiglie cristiane di una parrocchia, che insieme, appunto, tutti insieme si prendono cura dei figli, possiamo dire dalla culla, anzi ancora prima della culla, dalla nascita fino all'età adulta. E qui si apre veramente una prateria degli immensi spazi di un'azione evangelizzatrice efficace, che allora sarà un'azione evangelizzatrice che deve sostenere i genitori nel prendersi cura, nell'aiutare i genitori a prendersi cura della crescita e dell'educazione dei figli, non solo dell'educazione cristiana, ma di tutta la crescita umana e spirituale, morale e cristiana dei nostri figli. E pensiamo allora all'azione apostolica che possiamo compiere per sostenere le giovani famiglie nella cura dei bambini, nell'infanzia addirittura. Pensiamo a Roma, al grande bisogno che in certe zone, soprattutto di periferia, con le famiglie giovani c'è, per sostenere le famiglie nella cura dei bambini piccoli, quando appunto non c'è il sostegno magari dei nonni, o di chi può prendersi cura dei bambini piccoli quando
tutti e due i genitori sono costretti a lavorare. E poi pensiamo a tutto quello che noi possiamo fare non solo per un oratorio dei piccolissimi, appunto dell'infanzia, durante i primi anni della vita dei bambini, ma poi dell'oratorio nell'età scolare dei ragazzi e delle ragazze, sia durante le elementari, le medie, c'è tantissimo da fare per far rinascere gli oratori. E poi nell'avviamento alla ricerca, di quella che è la vocazione di ogni ragazzo e di ogni ragazza, la vocazione che vuol dire per la stragrande maggioranza delle persone, dei nostri figli, la vocazione e l'aiuto, il sostegno concreto a farsi una famiglia e a trovare un lavoro, quindi l'orientamento alla scelta scolastica, l'orientamento alla scelta del lavoro, l'aiuto concreto che si può dare e le famiglie riunite insieme possono dare per aiutare i figli a trovare un lavoro. E oggi sappiamo quanto è urgente questo, soprattutto in Italia. Dobbiamo avere davvero una creatività pastorale e adesso non è qui il momento per dirlo, ma sono testimone di esperienze efficaci delle famiglie riunite insieme, associate insieme per aiutare i propri figli, ripeto, in tutto lo sviluppo, della loro crescita educativa, non solo nelle maniere tradizionali, che si fanno con appunto i fanciulli e i ragazzi, durante, l'età adolescenziale, ma anche il grande impegno che devono avere le famiglie nell'educazione all'affettività dei ragazzi e nell'educazione all'orientamento efficace della scelta della scuola e quindi all'orientamento per l'inserimento del mondo del lavoro, che questo è un settore nuovo di pastorale di cui però c'è estrema urgenza perché le famiglie sono disperate, sono lasciate sole in questo momento educativo fondamentale. Invece, se le famiglie insieme si aiutano, allora veramente si può sostenere, la fede dei genitori in un Dio amante della vita perché è amante di ciascuno dei nostri figli. E l'abbiamo letto nel Vangelo di oggi, no? Cioè, tutte le famiglie che stavano lì a piangere e a disperarsi per la morte di quella bambina non aiutavano certo la fede di Gairo. Cosa gli dice Gesù? Gesù dice, tu continua soltanto ad avere fede. Ecco, allora una comunità di famiglie che si aiutano reciprocamente nel nome di Cristo, nei bisogni educativi, nei bisogni di crescita di tutti i ragazzi, di tutte le ragazze, allora è una famiglia che sostiene davvero la fede di ogni genitore nell'amore di un Dio che è davvero padre, perché ama e si prende cura dei nostri figli prima ed insieme a noi e ci vuole sostenere ogni papà, ogni mamma in questa cura di ogni figlio di Dio, di ogni figlio di Dio perché noi siamo adottati nell'amore di Dio, nell'amore dello Spirito Santo per diventare membri della famiglia di Dio, ma perché prima di questo siamo membri della nostra famiglia umana e per questo noi domani pregheremo così. Dio che ci hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione. Ecco il vero spirito di adozione dell'amore di Dio che dal seno della Trinità, della famiglia di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo si comunica alle nostre famiglie perché davvero tutti insieme ci sentiamo genitori e responsabili dei nostri figli. Questo è l'autentico spirito di adozione. E tutti noi dobbiamo adottare i figli gli uni degli altri per essere coinvolti insieme in questa grande avventura educatrice verso i componenti più giovani della nostra società, i componenti più giovani delle nostre famiglie che sono la speranza delle nostre famiglie e
ripeto, dell'intera società. E allora, ripeto, noi domani pregheremo così in questo spirito: o Dio che hai reso figli della luce con il tuo spirito di adozione, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, eh? Non diventiamo come quelle famiglie che stavano a disperarsi perché senza fede e non aiutavano la fede di Gairo, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. La verità di un Dio che è Padre e che in Cristo e nella Chiesa si rivela come un amore che si prende cura, un amore paterno che si prende cura di ciascuno dei membri più giovani delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Allora, questo è l'augurio e la preghiera che vi invito a fare nella messa di domani, quando insieme con le vostre famiglie riascolteremo di nuovo questo Vangelo che, come abbiamo visto, ci riguarda in maniera del tutto particolare. E con questo vi do l'arrivederci alla prossima videolettera.